grande concerto pubblico dopo una giornata di eventi per festeggiare la restituzione alla città dell'area della NATO di Bagnoli dopo quasi 60 anni di presenza militare. 10 gruppi musicali cittadini legati al territorio di Bagnoli si esibiscono generosamente sfidando il freddo e il vento davanti a un pubblico di 3.000 persone. La temperatura sale quando a metà concerto arriva sul palco Edoardo Bennato, che ricorda la sua infanzia nel quartiere ed esegue un repertorio di pezzi legati a Bagnoli e alla città. Ma è la mia città. La cittadella, occupata per 60 anni dalla NATO, fu realizzata nel 1939 come casa degli Scugnizzi, una struttura sociale che doveva accogliere 2.500 bambini poveri. Ma appena un mese dopo l'inaugurazione, con l'entrata dell'Italia in guerra, l'area servì ad ospitare le truppe tedesche e successivamente quelle americane. Nel 1952 il complesso fu affidato alla NATO. Napoli allora apparteneva a un sud più vasto di quello semplicemente del meridione d'Italia, apparteneva a un sud del mondo, aveva questa servitù militare che era simile a quella di altre città lontane dell'Asia, anche Manila nelle Filippine o Saigon in Vietnam aveva la stessa presenza militare. Questa è una cosa bella, questa di oggi su questo palco. Stiamo a inaugurare un'area nuova che viene restituita alla città dal ritiro della presenza NATO da questo luogo. 10 ettari ben conservati, ben custoditi, che appartengono alla comunità e sulle quali la comunità deve impedire che altre mani mettano le loro impronte, mani di accaparratori di città. L'area ex NATO di proprietà della Fondazione Banco di Napoli sarà gestita per metà 50.000 metri quadri dal Comune di Napoli, che ne farà spazio dedicato alla cultura, alla ricerca, allo sport e ai giovani. La cultura al posto delle armi, la musica al posto delle strategie militari, il teatro al posto dei consigli di guerra. Adesso dobbiamo tutti insieme decidere che cosa farne: scuola, teatro, musica, cultura, centri sociali, laboratori, produzione economica dal basso, autogestione collettiva, proprietà democratica. È un'altra storia che si può scrivere subito, perché alcune strutture sono immediatamente disponibili, come quelle sportive e come altre, quindi sta a noi vincere questa sfida dopo aver ottenuto questo risultato straordinario, che era quello di riappropriarsi di questo territorio. Non è stato facile, abbiamo impedito che alcune mani potessero avventarsi su questo territorio.